Sono qua con i quattro finalisti. Sì, grazie. Sono qua con i quattro finalisti di San Marino. Dopo una lunga lotta, finalmente sono usciti i quattro vincitori che andranno alla finale a Malta. Parto con il primo, un commento, se avete qualche cosa da chiedermi, con Claudio Minardi, che è il primo che si è qualificato. E cosa dire, sono contentissimo. È il primo bel risultato vero che faccio, perché non è molto che gioco a poker, un paio d'anni, diciamo. Sono contento, grazie a tutti, bel torneo, bella organizzazione, bello, grazie. Cavolo, prima quando ti ho detto il veterano del poker te l'ho gufato con quell'asso. È vero. Ok, in bocca al lupo. Passo al secondo, Fabio Portolani, anche lui qualificato in questa tappa di San Marino. Ciao a tutti, sono contento anch'io, l'obiettivo era quello di arrivare nei 4, ci sono riuscito. È stata dura, è stato un momento che ero corto, ma non ho perso un coin flip, quindi sono arrivato in fondo e sono contento. Ok, passiamo al terzo qualificato, Parenti. Buonasera a tutti, è stato un gioco molto tattico, perché l'importante era arrivare nei 4 e comunque ci siamo riusciti, è andato tutto bene. Okay. In bocca al lupo per la finale. Passiamo al personaggio del poker di oggi, l'avvocato. Che cosa vi posso dire? Posso dire che ho sicuramente qualcosa in più di questi tre giocatori, più capelli sicuramente. Per il resto è stato un bel torneo, penso di aver giocato un buon poker, molto aggressivo. Poi alla finale è diventato molto tattico. Come dicevo prima, KK, asso jack, asso al flop, dramma. Bella, sì, bel colpetto. Ma poi un runner di fiori, qualche volta qualcuno da sopra ci guarda. Ci ha pensato, sì. Per cui io sono felice di andare a Malta, perché io ci ho vissuto un anno e mezzo a Malta, dove sono stato a studiare. Per cui ritorno per fare un gran bel torneo e mi auguro di fare bene. Per l'Italia soprattutto, perché... In bocca al lupo. Grazie. Niente. Questi sono i quattro finalisti di San Marino. Se avete qualche domanda da fare in studio, ditemi qualcosa, chiedete. Sì. Perfetto, grazie. Jack e lo studio vi fa in bocca al lupo a tutti. Ciao. Buonanotte. Applauso ai finalisti.